Vi voglio presentare altri smalti della marca Yes Love. La trovate della Yes Love, trovate questo packaging con sul tappo la scritta della serie, oppure trovate questi sul tappo non hanno scritto niente perché sono quelli della vecchia serie. Trovate il numero qui sotto. E li trovate anche con questo packaging. Anche questi non hanno scritto niente perché sono anche loro quelli vecchi e hanno il numero sotto invece qua. Gli smalti nuovi della Yes Love hanno qua il numero di serie. Gli altri della Yes Love, questi e questi invece, se girate qui, color N016, che è il numero del colore, però la N in questo caso vuol dire una determinata serie, non so quale sia, però vuol dire una determinata serie, perché lo stesso colore uguale non ha lo stesso numero. E la stessa cosa vale per questo. In questo caso 409 è uno smalto normale, non fa parte di nessuna serie. Iniziamo con questi e questi, cioè il vecchio pack della Yes Love. Intanto prima di andare via vi voglio dire che la Yes Love la trovate di solito nei negozi cinesi, presso i negozi Max Moda che vendono oltre all'abbigliamento cinese, vendono anche il make-up cinese. Poi c'è anche qualche rivenditore italiano, qualche discount italiano che li vende, però a quanto so io sono pochini. Iniziamo proprio da questo smalto, il 409. Questo è un colore veramente molto molto chiaro, come vedete sull'unghia. Più che un colore sembra un perlato. Diciamo che è un rosa perlato molto chiaro. Questo è uno smalto trasparente con i glitter rossi. Questo, che sarebbe questo. Non vi consiglio assolutamente di prenderlo perché sinceramente puzza un attimino come smalto. Non vi consiglio proprio di prenderlo. Io non lo sapevo, l'ho preso sinceramente. È uno dei pochi prodotti che abbia mai preso di cui mi sono pentita. Anche se comunque l'ho trovato a un prezzo irrisorio, 2,50 € al Max Moda, quindi diciamo che come se me l'avessero regalato.